Dopo aver donato tutti i nostri dati personali, miliardi di dati ai gestori dei cellulari, dei social o dei servizi internet, dopo aver lasciato detto dove siamo geolocalizzabili, cosa ci piace e cosa compriamo, quali sono le nostre idee politiche e i movimenti delle nostre carte di credito, dopo aver confidato ai social progetti e rimpianti, dopo aver messo a disposizione di tutti le immagini nostre e dei nostri cari, dopo esserci insomma volontariamente spogliati di ogni parvenza di privacy per donarla a quello che la scrittrice Shoshana Zuboff chiama capitalismo della sorveglianza, adesso ci ribelliamo all'idea di dover fornire qualche innocente informazione alla app Immuni, creata per tracciare i contatti e aiutarci a combattere l'epidemia di Covid-19. Per non scaricare Immuni si usano gli argomenti più disparati. In Francia il primo ministro è arrivato a dire che lui non ha bisogno di tracciare i contatti perché in virtù del suo incarico non prende più la metropolitana e quindi incrocia poca gente. Osteggiata da informatici e giuristi, l'app sta però lentamente e faticosamente uscendo dalla clandestinità. In Germania è stata scaricata 18 milioni di volte, in Islanda la utilizza il 40% della popolazione, in Svizzera il 30%, e anche in Italia, grazie alla riapertura delle scuole, c'è stato un significativo balzo in avanti. Hanno scaricato l'app 6 milioni e mezzo di persone, il 17% degli smartphone circolanti. Negli ultimi 10 giorni sono arrivate 1109 notifiche, cioè segnalazioni di persone entrate in contatto con positivi, e si sono verosimilmente evitati altrettanti focolai. Grazie.